oggi abbiamo il grande piacere di riospitare Vittorio De Carli. Grazie di essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Presidente Unitalsi Lombarda, è stato con noi l'anno scorso prima o poi riusciamo a ripartire da quella storia, da quell'eccezionale storia che Vittorio porta con sé, ma oggi è qui per presentarci questo libro, Come seme che germoglia, sacerdoti nella malattia. La quarta di copertina dice: questo non è un libro fatto di parole ma di persone. È nato dalla loro vita, dalla loro voce, dalle loro storie, quelle di 13 sacerdoti, giovani e anziani, che per vie diverse hanno abbracciato l'esperienza della malattia e della disabilità. E io dico già da adesso bravissimo, perché è giusto raccogliere in un diario le storie di queste persone. Diciamo che questo libro nasce dalla lungimiranza dell'editore, la libreria editrice Vaticana, certo, da Fra Giulio Cesareo, perché dei sacerdoti malati, anziani, disabili, non se ne parlano mai. E qui arriva la domanda: perché? Perché non se ne parla? Perché noi siamo abituati a conoscere il sacerdote nel momento del bisogno. Il sacerdote ci battezza, ci aiuta a crescere, ci sposa, certo, ci battezza i figli. E poi lo incontriamo ai funerali dei nostri cari. Abbiamo perso quell'abitudine di tenere un rapporto con quelle persone che ci hanno aiutato anche nelle scelte della nostra vita. E non ci accorgiamo che anche per loro, gli amici di Dio, gli amici di Gesù, diventano anziani, qualcuno va a finire in carrozzina, altri incontrano a causa di incidenti delle disabilità e perdiamo di loro completamente l'esistenza. Vittore, io mi permetto, presidente. No, Vittore è meglio. Vittore, presidente. L'incontro e la... Perché l'incontro è un fatto di per sé bellissimo, può accadere, può capitare, ma la capacità e l'intuizione di mettere poi su carta questi incontri. Ecco, questo è secondo me il... Certo, un libro è una storia che viene messa su carta, non arrivo io buona ultima a dirlo, però proprio perché sacerdoti è stato secondo me doppiamente importante. E non è un libro che devono leggere i sacerdoti, lo dobbiamo leggere noi parrocchiani. Esatto, ma soprattutto questi sacerdoti sono sia, se vogliamo, diocesani, missionari. Vanno dal nord al sud Italia, il più giovane ha 30 anni e il più anziano ha 90 anni, ha compiuto pochi giorni fa 90 anni, Don Mario Galbiati, fondatore prima di Radio Maria e poi di Radio Mater. Ecco, ho scoperto una grande ricchezza in loro. Non è stata facile estrapolarla, questa ricchezza. Il loro rapporto con Dio come è cambiato? Il rapporto con i sacramenti ogni giorno, salire l'altare del Cristo, celebrare la messa. Paola, un sacerdote per tanti anni, Don Mario Monti, è stato cappellano al Fate Bene Fratelli a Milano. Oggi lui è malato di SLA. Quante volte ai parenti, al malato, ha detto: coraggio, il Signore ti aiuta. Oggi lui ha fatto dalla sua carrozzina l'altare. E veramente tu vedi il suo cuore, la sua fede, il suo amore verso Dio, nonostante la SLA, che gli dona anche poca voce, veramente tu vedi il cuore e l'amore che lui ha verso questo sì, che 50 anni fa ha detto. Grazie, Vittore. Parleremo tra poco della giornata dei sacerdoti anziani e malati che si svolge in Lombardia. Prima però, Don Francesco Rebuli è uno dei sacerdoti del presidente Vittorio De Carli. Si chiama, ama autodefinirsi, Don in carrozza. Quando era ragazzo ha fatto un tuffo che non doveva fare che ha pregiudicato tutto, non la fede di questo grande uomo. Guardate. La storia della mia vita è stata segnata da un episodio particolare accaduto circa 20 anni fa. Ero andato con i miei amici a festeggiare la fine degli esami della maturità e lì al mare ho avuto un incidente che mi ha cambiato la vita e che mi ha costretto all'immobilità.
da questa esperienza è seguita, quindi ricoveri in ospedali, operazioni, conoscenza di medici, infermieri, fisioterapisti, pazienti, ha dato un po' a me la possibilità di poter anche pensare a quello che era la mia vita. Un aspetto che è stato centrale nella mia esperienza è stata la scoperta che il Signore era vicino in ciò che stavo vivendo. Il Signore non è che cancellasse la mia sofferenza, il mio dolore, ma affiancava a me e lo viveva assieme a me. Questo mi dava la possibilità di vivere quello che sto vivendo anche con una certa serenità di fondo tra i vari alti e bassi. Però avevo scoperto che non ero da solo, ma c'era il Signore che mi sosteneva, che mi incoraggiava, mi dava la forza di affrontare le difficoltà che incontravo. Ed è proprio sulla base di questa scoperta che poi ho maturato anche la scelta che si era già presentata negli anni delle superiori, quella di donare totalmente la mia vita al Signore e in questo caso ecco nel sacerdozio. Per cui successivamente sono entrato in seminario fino appunto a essere ordinato sacerdote 5 anni fa. Dopo l'ordinazione sacerdotale e in questi anni di ministero posso mettere a disposizione delle persone che incontro la mia esperienza, tutto quello che ho vissuto e anche l'aiuto che il Signore ha dato alla mia vita. E questo forse può essere ciò che altre persone cercano, quindi per me è la possibilità di poter dare a loro quella parola che il Signore mi suggerisce attraverso la mia esperienza per far nascere anche in loro quella stessa speranza che il Signore ha dato a me. Questa intervista è una storia di fede e di esempio per gli altri. Ma soprattutto una grande serenità. Questi 12 sacerdoti veramente hanno portato la testimonianza di una grande serenità nonostante la malattia. Noi dobbiamo dividere due cose, la malattia e la disabilità. Dalla malattia si può guarire, dalla disabilità non si riesce a guarire. Ecco, queste 12 prove di vita che ho raccolto, veramente tu scopri giorno per giorno quanta forza e soprattutto quanto amore donano ancora gli altri. C'è il nostro, dico nostro perché è nostro, Don Francesco Cristofaro, che ha raccontato tante volte e fa bene continuare a raccontare come tutto ciò che è stato difficile per lui, quei passi da compiere per lui all'inizio della sua vita, sono poi diventati la sua grande forza una volta diventato sacerdote. Confermo, soprattutto l'esperienza che lui ha avuto un giorno in parrocchia, quando Chirichetto, il parroco, gli chiede di accompagnare la distribuzione della comunione col calice e quel calice gli treme in mano e rischia di cadere e dice non potrò mai diventare prete. Oggi da quella prova lui è diventato prete e testimone della parola di Dio. E noi gli mandiamo un bacio a Don Francesco Cristoforo, ma a tutti e 12, e sia chiaro, a tutti e 12, Don Maurizio Patriciello che racconta con serenità. Don Maurizio Patriciello l'ho riscoperto. Sì. È vero, è un personaggio noto, famoso, è uno dei preti più famosi che abbiamo in Italia attualmente, ma famoso per la sua testimonianza, per quello che lui porta. Ecco, lui poche volte ha raccontato delle sue due malattie e soprattutto quando la malattia ti entra senza chiederti permesso. No, e quindi prima come infermiere, lui studiava e faceva l'infermiere, ha un problema con i globuli bianchi. Poi dopo, la malattia del nostro tempo, quando questa cappa in quella giornata di San Carlo gli cade addosso. Ebbene, ad aiutarlo... La depressione è una malattia. Brava.
ad aiutarlo è un altro sacerdote che è nell'elenco. Ecco, Don Raffaele. Sì. Don Raffaele oggi ha 86 anni. Lourdes, unità, sì, si parla di Lourdes. Assolutamente. Seminarista, 18 anni, va a Lourdes. Al ritorno sul treno, gli si abbassa la vista e perde. Solitamente uno va a Lourdes a chiedere una grazia, a guarire. Lui torna con un'altra grazia. Questa vista che si abbassa, erano gli anni dell'emigrazione. La nostra gente andava in Svizzera, in Francia, in Belgio. In Germania. A lavorare, in Germania. Una sua cugina che sta a Ginevra lo chiama e gli dice: guarda Don Raffaele, vieni da me, perché ci sta dei medici a Ginevra che curano la tua malattia. Lui va prima un mese, poi ritorna 45 giorni ancora e mi dice: Vittore, sai, ero a Ginevra e non avevo i soldi per pagare la pensione. Lui cosa fa? Ha una voce bellissima, prende la chitarra e la sera raccoglieva i soldi suonando nei bar. Vabbè, un genio. Ma la cosa più bella che mi ha colpito ancora di più è qui che tu vedi la fede di questi uomini. L'ultimo anno di teologia non riuscivo a leggere e si aiuta con una lente di ingrandimento, perché allora erano molto severi. Tu non potevi diventare sacerdote prima della riforma del diritto canonico se avevi qualche disabilità. E riesce a arrivare all'ordinazione sacerdotale. Siamo a Napoli, una grande festa. No? E queste cose. Inizia il canto d'ingresso. Il sacerdote celebra guardando l'altare, con i fedeli dietro le spalle. Al termine lui dice quello che oggi è pregheamo, lui dice oremus, e in quel momento gli si chiude la vista per sempre. Questo è un libro da leggere che ha una dedica molto lunga. Io cerco solo di tirar fuori 3 righe a tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere nella fede e nell'impegno verso chi vive il tempo della sofferenza, a tutti i sacerdoti incontrati lungo il cammino fin dall'infanzia. Una brevissima indicazione: quando Vittore De Carli ha vissuto il suo momento di sofferenza, quando quel coma, quella pagina di buio per noi, per chi ti vuole bene, chi ti vedeva non rispondere, ma per te di grandissima luce, ti ha portato a riaprire gli occhi. Ecco, chi sono stati i sacerdoti che ti hanno aiutato? Quali sono stati? Tanti. Ho rivisto sacerdoti che ho perso nel tempo che sono venuti a trovarmi. E mi ricordo che appena 10 giorni dopo che mi sono risvegliato dal coma, mi volevo confessare in terapia intensiva, no? E questo sacerdote mi ha detto: Vittore, ricordati che prima di confessare i peccati li devi fare. Vittore De Carli, è bellissima questa, prima di confessare i peccati li devi fare, perché questo signore è un signore molto, come dire, molto per bene, molto speciale. Grazie Vittore, come seme che germoglia sacerdoti nella malattia, libreria editrice Vaticana. Faccio rivedere volentieri questo libro, la recita della coroncina alla Divina Misericordia, ora poi alle ore 14, ogni giorno, tenete spalancata la finestra, arriva l'ora solare. Grazie a tutti. Grazie, Vittorio. Che bella questa cosa che hai detto.